Buonasera, buonasera a tutti, anzi buongiorno, buongiorno anche pomeriggio. Oggi 6 giugno 2014, torniamo su, con Libre TV, con Spazio Life, in collegamento con Giovanna Devetag, segretaria dell'Associazione Radicale Parte in Causa, associazione appunto in ambito radicale che è stata riconosciuta da non molto tempo, che è peraltro Giovanna Devetag, diciamo, titolare di una rubrica su Libre TV. Io oggi la intervisto, sarei suo ospite in pratica. E parliamo ovviamente dell'attività di Parte in Causa, di questa associazione antispecista nel mondo radicale e alla vigilia in qualche modo di alcune iniziative importanti che sta intraprendendo. Grazie Giovanna di essere qui con noi, bentornata. Dopo un'assenza ci sono stati i fans che hanno chiesto di te, quindi insomma vediamo magari in futuro magari non con una regolarità ma con questa nuova modalità che ci svincola dal venerdì di poter avere degli aggiornamenti più continui. E parliamo oggi, come abbiamo diciamo premesso con piccolo post su Facebook per annunciare questa trasmissione, di circhi. È una, ovviamente, per la tutela degli animali, è un'attività, è un tema che Parte in Causa particolarmente a cuore. Io do la parola a Giovanna, poi magari ti do per non fare da pizzeria, qualche piccola informazione che ho letto, ho trovato qua e là, la commenteremo insieme. E quindi di circhi e non solo, anche di caccia, la parola a Giovanna Devetag. Allora, grazie Gianni, innanzitutto, e grazie per questa intervista, e buongiorno a tutti gli spettatori di Liberi TV. E, dunque, sì, tu citavi circhi e caccia. Allora, sì, per quanto riguarda i circhi con animali, come associazione siamo alla vigilia del lancio di una nuova campagna, su cui anticipo subito che non voglio dire troppo per non rovinare la sorpresa. La nuova campagna che interesserà il Comune di Roma e che riguarda appunto i circhi che utilizzano animali. Questa campagna verrà presentata ufficialmente il 13 giugno, quindi la prossima settimana, nell'ambito del Vegging Rome, che è il primo festival vegano antispecista che si terrà nella capitale, il 13 giugno alla fine dello spettacolo del Royal Circus, che è una compagnia di circensi che ovviamente non utilizzano animali. Ecco, quindi posso anticipare qualcosa, si tratterà di una campagna che comporterà anche una raccolta firme che inizierà in autunno, volta a far sì che l'amministrazione comunale introduca norme più restrittive per quanto riguarda la concessione del permesso di attendamento ai circhi che utilizzano animali. Si tratta di un tema abbastanza complesso perché ci troviamo nella situazione in cui esiste una norma nazionale, una legge nazionale, la legge del 337 del 68, che tutela la funzione sociale dei circhi equestri, quindi dei circhi tra gli altri che impiegano animali, e non solo, concede anche ai circhi un cospicuo finanziamento pubblico. Di conseguenza, quello che si può fare a livello locale finché permane questa legge nazionale è tutto sommato abbastanza limitato, nel senso che non è possibile vietare l'attendamento ai circhi che impiegano animali, ma è possibile comunque introdurre dei prerequisiti più restrittivi che da un lato disincentivino la domanda di attendamento e dall'altro rendano più efficaci i successivi controlli. E quindi la nostra campagna si inserisce sostanzialmente in questo sforzo, in questo tentativo di disincentivare appunto gli spettacoli viaggianti che utilizzano animali. Peraltro questo qua non so se, perché un po' è il Natale, ma anche penso l'estate, il periodo insomma in cui, perché poi ci stanno anche le location turistiche, insomma, in cui i circhi sono parecchio attivi e si trovano circhi un po' di tutte le estrazioni, diciamo quelli un po' più organizzati e grandi, che poi conseguentemente all'organizzazione, allo sforzo economico e così via, hanno un trattamento degli animali, diciamo, differenziato, quelli che sono un po' più in qualche modo rispettosi tra virgolette, perché poi insomma si tratta sempre di uno sfruttamento a fine ludico della vita e della libertà degli animali, e altri effettivamente che si trovano soprattutto nei piccoli paesi in cui si vedono veramente degli spettacoli tra virgolette veramente molto deprimenti. Poi c'è il caldo che rende ancora tutto quanto più pesante per questi animali. E poi mi viene da ridere perché tu hai citato la legge che è appunto del 68, titolata Circhi Equestri, e qui
questi rigame cavalli, ma le specie animali che sono coinvolte sono davvero, davvero tante. Sì, assolutamente. Sappiamo benissimo appunto che nei circhi vengono impiegati animali selvatici e tra l'altro la commissione scientifica CITES, che si occupa proprio delle norme riguardanti la detenzione di animali selvatici impiegati in spettacoli viaggianti, già nel 2006 auspicava che in futuro non fossero più impiegati animali appartenenti a queste specie: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, pochi, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci, perché sono specie le cui caratteristiche etologiche non sono compatibili con detenzione in strutture mobili. Ecco, quindi già nel 2006 la CITES si raccomandava la cessazione dell'impiego di queste specie animali nei circhi. E sappiamo che ovviamente a tutt'oggi, insomma, la maggior parte dei circhi che troviamo, insomma, in tutta Italia impiegano elefanti, giraffe, grandi felini, eccetera. E sì, vorrei dire qualcosa appunto sulla detenzione degli animali nei circhi. È vero che c'è da fare una qualche distinzione tra circhi magari più organizzati e più grandi, che possono permettersi strutture leggermente più confortevoli, e circhi minori che tengono gli animali in condizioni veramente spaventose, ma non tenderei a, come dire, a sopravvalutare queste differenze, perché in ogni caso ovviamente la detenzione di animali selvatici nei circhi è una condizione di sofferenza perenne e di cattività, ovviamente, basterebbe questo, no? E di soprattutto regime che costringe gli animali a effettuare esercizi per loro del tutto innaturali attraverso un addestramento che non può che essere coercitivo, e quindi non può che utilizzare il sistema classico del condizionamento, che prevede premi e punizioni. E le punizioni ovviamente vanno dalla privazione del cibo alle vere e proprie percosse. A questo proposito vorrei citare qualcosa. Per esempio, la stessa Liana Orfei sostiene che, ad esempio, la tigre ti attacca a tradimento, mentre il leone in genere è leale, la iena non la domi mai perché non capisce, puoi punirla 100 volte e lei 100 volte ti assale e continua ad assalirti. Per esempio le tigri, anche per insegnare alle tigri a salire sugli sgabelli, si usano la fame e le botte. Continua la signora Orfei, ricomincia la storia con la carne finché la belva si rende conto che se va su riceve 10-12 pezzettini di carne, se va giù la picchiano e allora va su. Citiamo per esempio la pratica di fare alzare le zampe ad un orso, per la quale appunto si impiegano piastre o pungoli elettrici o in passato brasi ardenti. E l'uso di spilloni, di percosse vere e proprie, insomma, quindi questi sono i classici metodi di addestramento che sono necessari per poter far sì che l'animale compia appunto dei movimenti che per lui sono assolutamente innaturali. Quindi questa è la parte riguardante, diciamo, l'addestramento. Poi c'è la parte riguardante la detenzione, e non è inutile ricordare che questi animali passano la maggior parte della loro vita in gabbia. Ci sono alcuni dati che riguardano appunto per esempio diverse specie animali, ovviamente la percentuale di tempo che questi animali passano in gabbia, addirittura anche incatenati, va dal 60% al 75%, fino in alcuni casi al 90%. Ecco, quindi c'è da un lato appunto la condizione di cattività, che già di per sé è violenza, e dall'altro c'è appunto la parte che riguarda l'addestramento. Ora, l'obiezione che si sente avanzare da molti circensi, che dicono che questi animali in molti casi nascono in cattività e quindi non sarebbero adatti alla vita in natura, è un'obiezione debolissima, nel momento in cui si sa che esistono numerosissime strutture che accolgono animali selvatici che provengono da situazioni di sfruttamento, e strutture che consentono a questi animali di vivere in relativa libertà, perché sono strutture ovviamente molto ampie, e avendo anche però garantiti cibo e sicurezza, perché certo si tratta di animali che, essendo nati in cattività, non hanno appreso i comportamenti che servirebbero loro a sopravvivere in uno stato di completa libertà. Ma questo ovviamente non giustifica il mantenerli in gabbia e usarli appunto in spettacoli di divertimento o di presunto divertimento, perché ormai io credo che
francamente non serva essere animalisti per provare tristezza nel vedere spettacoli in cui appunto si vedono gli orsi che vanno in bicicletta, gli elefanti che devono salire sugli sgabelli o le tigri che saltano nei cerchi di fuoco. Insomma, io credo che la sensibilità dell'opinione pubblica sia notevolmente cambiata in questi ultimi anni. Sì, questo senz'altro. Poi, vabbè, io personalmente riguardo, rispetto al circo, anche quando ero bambino, era uno spettacolo, tra virgolette, che mi ha sempre dato, ma proprio un ambiente che mi ha sempre dato molta tristezza, sia per quanto riguarda le esibizioni animali che quelle umane. Non lo so com'è, non ho mai avuto molta empatia per questo, quindi sono un po' di parte su questo. Però volevo chiederti una cosa, se per quanto riguarda, non so, magari anche un'opinione personale, non so se ci sta una, diciamo, una posizione ufficiale da parte delle associazioni animaliste, se per quanto riguarda gli animali ci sono, almeno perlomeno teoricamente si prevedono delle situazioni, delle collocazioni alternative, gli animali che sono adesso appunto vittime appunto di questo tipo di pratica, quindi luoghi dove ovviamente non, certo non la libertà che sarebbe loro un diritto essendo animali, ma ovviamente dei luoghi in cui potrebbero stare sicuramente meglio che nei carri, gabbie e così via. Ecco, una delle obiezioni che si fa è anche quella dell'indotto economico, della cultura, dei circensi, gli addestratori e così via. Ecco, io volevo chiedere a te, si è pensato anche per poter rispondere e controbattere a questo tipo di problema, che poi sarebbe anche lavorativo, questa gente che cosa potrebbe fare se, qualora appunto non addestrasse animali a fine circense? Ci potrebbero essere riconvertiti con questa loro capacità per un altro scopo? Dunque Gian, hai fatto bene a farmi questa domanda, perché vorrei puntualizzare una cosa che ritengo importante. A prescindere, diciamo, dalle simpatie o antipatie personali per quanto riguarda il mondo del circo in generale, sia noi come parte in causa, ma sia la stragrande maggioranza delle associazioni animaliste antispeciste, non sono contro il circo tout court. Personalmente ritengo che il circo, tolta la parte che riguarda ovviamente lo sfruttamento di animali, sia una realtà che meriti in qualche modo di essere aiutata a sopravvivere. Si tratta di artisti, trapezisti, giocolieri, pensiamo insomma a tutta la componente umana che entra nello spettacolo del circo, unita a una forma di vita, chiamiamola nomade, chiamiamola itinerante, che oggi è pressoché scomparsa, e da qualcosa io ritengo insomma un peccato. E tutto questo io ritengo abbia meriti di essere in qualche modo salvaguardato. Quindi noi non siamo contro il circo in assoluto, noi siamo contro lo sfruttamento di animali all'interno del circo. E a questo proposito cito il fatto che esistono, sono ancora pochi in relazione ai circhi che usano animali, ma esistono e si stanno diffondendo sempre di più circhi che non utilizzano animali. Pensiamo all'esempio più famoso, che è il Cirque du Soleil, che è famoso in tutto il mondo, che è diciamo, una compagnia canadese che ormai porta i propri spettacoli da tempo in Europa e appunto in tutto il mondo, ma ce ne sono altri. Posso citare Minimus, Nuage, Hiccup, che sono dei circhi senza animali americani e altri europei, e secondo me queste realtà vanno aiutate, vanno sostenute, vanno per quanto possibile incoraggiate. Quindi ci tengo, diciamo, a ribadire questo aspetto: non vogliamo che il circo chiuda, che il circo scompaia, che il circo muoia. Ecco, riteniamo che il circo possa essere una fonte di divertimento, di fantasia, di arte, di creatività, e lo è, perché molti spettacoli circensi, appunto, che impiegano artisti, giocolieri, clown, eccetera, sono spettacoli che a mio modesto avviso sono appunto interessanti, divertenti e meritano di essere aiutati. Vogliamo solamente che finisca questa pratica ormai obsoleta, arcaica e credo non più tollerata dalla maggior parte delle persone. Sì, è uno di quei classici, diciamo, casi in cui delle sensibilità con il tempo escono fuori nell'umano, nella storia dell'umanità, e assurgono i propri diritti, insomma. Una volta non si sarebbe mai pensato di prendere le parti dell'animale che sta nel circo, anzi ci si portava appunto anche a fini educativi, i bambini a vedere gli animali,
è un po' anche il discorso dello zoo, però magari forse quello del circo, proprio il fatto che è itinerante, è più, diciamo, opprimente per l'animale, perché obiettivamente anche gli spazi sono, essendo anche peraltro itineranti, sono ridotti. Quindi, facendo una rapida panoramica un pochino su internet per quanto riguarda le notizie recenti, ho constatato per esempio che in Inghilterra c'è una richiesta popolare di una legge che proibisca l'utilizzo di animali selvatici nei circhi. Peraltro, appunto, una notizia del 3 giugno che leggevo sulla stampa praticamente riportava una certa delusione per il fatto che nel classico, diciamo, discorso della regina appunto alle camere lì, un discorso programmatico per quanto riguarda l'attività legislativa, non è stato introdotto quello che doveva essere previsto invece, cioè una calendarizzazione in qualche modo della tanto attesa legge destinata a vietare l'utilizzo degli animali. E questo pare che appunto abbia deluso molto i cittadini, insomma i sudditi britannici, per bandire appunto, che sono tutti, pare, molto d'accordo in gran parte per bandire tigri, elefanti, zebre, leoni, che poi è anche una cosa, un segno secondo me, adesso facendo un attimo un salto storico minimo, ricordandoci l'impero insomma britannico, hanno sempre avuto una certa facilità nel reperire soprattutto tigri, elefanti, insomma l'India, pensiamo insomma di quanto, quindi questo è anche un segno, diciamo, di un salto di qualità, insomma, magari non si immaginerebbe in un luogo dove un popolo dove appunto, riportandoci alle vecchie esperienze coloniali, c'era una certa facilità anche di poter reperire questi animali. E invece è un po' come il discorso della caccia alla volpe, insomma, che mi sembra fu bandita, poi non so se fu reintrodotta, perché poi pare che queste volpi si popolavano, non avevano modo di controllarle. Mentre invece, questo parlando dell'Inghilterra, mentre invece in Italia ci sono un po' alti e bassi. Per esempio, a Bologna, che appunto c'era stata un'ordinanza che aveva vietato la presenza sul territorio dei circhi con animali, invece il TAR ha annullato questo divieto. Quindi insomma, un po' in Italia, vabbè, poi ci sta tutta questa serie di numerosi tribunali che si contraddicono. Tu come commenteresti queste notizie? Sì, dunque, beh, il caso dell'Inghilterra, appunto, c'era stato molto di recente l'annuncio della calendarizzazione, non ricordo se calendarizzazione o approvazione del disegno di legge che vietava i circhi con animali, poi c'è stata invece questa notizia sul discorso della regina in cui questo argomento era stato escluso dalla lista, appunto, di temi che avrebbe trattato il governo, e adesso vedremo come la cosa si evolve. In ogni caso, l'Inghilterra ha già vietato in oltre 200 giurisdizioni, quindi a livello locale, l'impiego di animali nei circhi, così come moltissimi altri paesi, ne cito solamente alcuni in Europa: la Slovacchia, la Spagna, la Grecia, la Svezia, Croazia, Austria, Belgio, Canada e poi per il resto del mondo Canada, Argentina, Brasile, Australia e altri. Sono tutti paesi che hanno introdotto un divieto o totale o parziale, quindi riferito magari ad alcuni animali, per quanto riguarda appunto l'impiego di animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti. Quindi è una situazione che si sta evolvendo anche piuttosto rapidamente, direi, in direzione dell'abrogazione appunto di questa, che è una tradizione ormai, come dicevo, obsoleta. Poi certo c'è tutto il problema della cultura, tu hai citato la caccia alla volpe, si potrebbe citare la corrida per quanto riguarda la Spagna, la stessa caccia tout court. Infatti la caccia alla volpe è un ponte verso un'altra cosa di cui volevamo parlare. Certo, ovviamente, no, appunto, ma la stessa caccia tout court è considerata da molti appunto non solo retaggio di un passato ancestrale, ma una nobile tradizione in sé. E il problema è che le tradizioni non solo si devono evolvere, ma si evolvono di fatto, le tradizioni mutano continuamente, si evolvono appunto a seconda della sensibilità, quindi non si tratta di essere contro la tradizione tout court, ma si tratta di essere contro la tradizione che impone ovviamente violenza, sfruttamento e sopraffazione. Intanto Silvana ti saluta in diretta sul sito di Libri TV. Scusa, non ho capito. Silvana ti manda un saluto in diretta sul sito di Libri TV. Grazie, ricambio. E per quanto riguarda la situazione, dicevi, dell'ordinanza di Bologna, sì, questo è solamente l'ennesimo episodio in cui un'ordinanza comunale anticirchi con animali, scusa, è stata poi annullata a seguito di un ricorso al TAR da parte dei circensi.
questo problema ha a che fare con ciò di cui dicevo prima, cioè con l'esistenza di una legge nazionale che tutela la funzione sociale dei circhi. Quindi finché rimarrà in vigore la legge nazionale, in sostanza a livello comunale non sarà possibile introdurre ordinanze che vietino in modo esplicito l'attendamento ai circhi che impiegano animali, non solo, ma anche ordinanze che di fatto, pur non esplicitando questo divieto, di fatto rendano impossibile l'attendamento ai circhi con animali. Quindi bisogna stare molto attenti a livello locale nell'elaborare una proposta di regolamento, un'ordinanza che appunto sia in un certo senso a prova di ricorso, perché che non vada appunto contro la legge nazionale. Naturalmente noi auspichiamo che la legge nazionale venga modificata al più presto. In chiusura, abbiamo, Giovanna, qualche minuto ancora, abbiamo parlato con Fabrizio Cianci, di segretario di Radicali Ecologisti dell'iniziativa appunto della caccia, anche parte in causa, collabora a questo progetto, parliamo certo. Anche con te. Sì, certo, posso appunto solo accennare a qualcosa, visto che Cianci immagino avrà diciamo, parlato più approfonditamente dell'argomento. Stiamo anche noi come parte in causa collaborando a questa iniziativa, che poi sarà un'iniziativa speriamo Radicali Italiani, in collaborazione quindi con le altre due associazioni che ho citato. Noi in particolare di parte in causa ci stiamo occupando della revisione dell'attuale legislazione sulla caccia per quanto riguarda l'impatto sulla sicurezza e l'incolumità pubblica. L'impianto attuale della legge quadro che regola l'attività venatoria in Italia è un impianto antiquato, ottocentesco, che per quanto riguarda la sicurezza e la tutela delle vittime umane sostanzialmente è quasi del tutto privo di norme che puntino alla prevenzione degli incidenti di caccia, avendo quindi un impianto del tutto quasi esclusivamente risarcitorio. Quindi se capita che ti sparo per errore durante una battuta di caccia, poi ti risarcisco i tuoi familiari se tu non ci sei più, però la legge poco o nulla fa per prevenire appunto che questo accada. Per cui anche questo aspetto qui va sicuramente rivisto, e ci aspettiamo che sull'aspetto relativo alla sicurezza e all'incolumità pubblica vi sia un consenso abbastanza trasversale, abbastanza ampio nell'opinione pubblica, fermo restando che, lo ricordo sempre, le prime vittime della caccia sono gli animali, che muoiono nell'ordine di circa 100 milioni all'anno. Sì, infatti diciamo che questo qua è un pochino un escamotage che si cerca di trovare per alla fine ridurre questa attività, anche questa che a molti vantano che abbia appunto delle nobili origini, tradizioni e così via, ma che io personalmente anche ritengo sia insostenibile perché riporta poi comunque sia l'uccisione di animali e per diletto, perché poi non è più, diciamo, una necessità alimentare, e questo è un fatto, perché le necessità alimentari sono una cosa, il diletto nell'uccidere è altro. Poi c'è tutto quanto il discorso del commercio delle armi, di una lobby vera e propria, l'accesso al fondo dei cacciatori. Abbiamo fatto con Fabrizio un piccolissimo excursus storico per quanto riguarda Radicali, perché sempre nell'ambito Radicale siamo. Mi sembra che si è cominciato a interessare il mondo Radicale di caccia in modo, diciamo, fattivo, con una proposta di referendum nell'87, se non ricordo, per l'abolizione, con un quesito appunto per l'abolizione totale, ma che non fu ritenuto legittimo costituzionalmente. Poi ce ne fu un altro nel 92 appunto per l'accesso ai fondi, che però fu il primo, diciamo, faceva parte di un pacchetto di referendum che per la prima volta purtroppo non raggiunse il quorum. Quindi il mondo radicale di nuovo torna con Radicali Ecologisti e parte in causa ad occuparsi di questa iniziativa sulla caccia. Vediamo un pochino di ottenere, se si può, anche la collaborazione anche di altri gruppi, insomma, politici o meno, insomma. Certo, beh, noi ci auguriamo appunto che altre associazioni, le associazioni nazionali in particolare, che si occupano di caccia e di animalismo, ci sosterranno in questa campagna, perché appunto la caccia è un tema che riguarda moltissimi aspetti, dall'aspetto ambientale, all'aspetto animalista, all'aspetto che riguarda la sicurezza e l'incolumità pubblica. Poi certo, i cacciatori difendono anche l'inquinamento, certo, il piombo rilasciato nell'ambiente che poi viene mangiato dagli animali.
ci sono tantissimi aspetti. Poi, certo, parlando con i cacciatori, ogni volta che si tocca il tema caccia con i cacciatori o comunque con qualcuno che appartiene al fronte pro caccia, c'è un'incredibile esplosione di un benaltrismo sfrenato. Quindi di fronte alle vittime umane si dice: ma cosa volete che siano rispetto alle vittime degli incidenti stradali, rispetto al piombo rilasciato nell'ambiente, ma cosa volete che sia rispetto al piombo che ci beviamo con l'acqua che beviamo tutti i giorni, rispetto agli animali uccisi, cosa volete che sia rispetto al trattamento che questi animali, o insomma gli animali domestici, subiscono negli allevamenti intensivi. E quindi il benaltrismo più sfrenato, senza tenere conto del fatto che tutti i danni della caccia noi e gli animali non umani li sopportiamo, perché? Per consentire a un manipolo di persone di poter esercitare una loro passione, un loro divertimento. Quindi non si tratta di, appunto, per esempio, sperimentazione animale, su cui uno può dire: beh, lo facciamo per la tutela della salute umana. Io ovviamente non condivido questo punto di vista, ma lo capisco. Per quanto riguarda la caccia, siamo di fronte ad un manipolo di persone, naturalmente purtroppo molto potenti, che non fanno altro che cercare di tutelare quello che loro ritengono un loro diritto, il diritto di uccidere animali per divertimento. E quando si riciclano come amanti della natura, a me francamente viene da ridere, perché è difficile immaginare, appunto, che qualcuno che trova un animale selvatico e ha come unico istinto quello di ucciderlo sia un amante della natura. Certo, loro concepiscono gli animali solo in termini collettivi, cioè a livello di specie, non considerano il singolo animale come un individuo che ha diritto di vivere. E quindi, insomma, ci sarà battaglia, ma spero che speriamo di farcela, speriamo di farcela. Va bene, allora a questo punto, in chiusura, Giovanna, io ti do appuntamento di nuovo su Libre TV quando vorrai, per aggiornamenti su questo e ovviamente sulla caccia anche con Fabrizio. Spazio Live è qui su Libri TV, speriamo, appunto, di avere delle informazioni, ovviamente degli aggiornamenti su dei passi avanti su questa cosa. E a questo punto ti ringrazio e buona giornata. Grazie a voi e grazie a te, Gianni. Buona giornata a tutti.